Dopo le grandi mostre di Roma e Milano, è la volta di Urbino a celebrare Luca Bellandi. La città ducale insignita del titolo di Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la città culla del Rinascimento, custode dei capolavori di Piero della Francesca e del grande Raffaello, a cui peraltro diede i natali, propone all'interno del Palazzo Ducale una personale curata da Roberto Bencivenga dal titolo Museo. Dal 1 al 23 giugno saranno esposte oltre 55 opere dell'artista. Livornese, classe 62, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei talenti più interessanti del panorama artistico contemporaneo. Diciamo che ho portato avanti un po' quello che è l'ultima ricerca che sto facendo su queste tematiche che ricordano un po' quelle porcellane di Capodimonte. Mi sono immaginato che ad oggi ci possa essere sempre un artigiano che ferma con una scultura, per quanto leziosa o kitsch o comunque icona, un momento della quotidianità. Dipinti, disegni, video performance creano un turbinio di colori e immagini capace di catturare l'attenzione anche dell'osservatore più esigente. Fondi color tenebre, quasi il mondo si fosse smaterializzato o si fosse ridotto ad una lastra fotografica, pronta a registrare le movenze dei personaggi e delle cose. Fondi fondali, come luoghi metaforici che trasudano l'insondabilità dell'inconscio, da cui prendono origine tutte le nostre fantasie, i nostri sogni, i nostri desideri. La mostra racchiude un percorso artistico intrapreso dall'artista negli ultimi 3 anni, dove Bellandi si avventura in sperimentazioni che lo vedono cimentarsi nella produzione di video, fotografie, media fino ad oggi solo sfiorati, ma che ora vengono sviluppati in maniera più decisa, portando alla luce un lato del suo talento ancora sconosciuto ai più. Il primo messaggio che vorrei dare ai miei allievi o a chi mi segue, anche se non abbiamo, è di esprimersi, che è fondamentale. Al di là della tecnica, anche se la tecnica è importantissima, ma la cosa fondamentale è riuscire a crearsi un porto franco dove tu puoi esprimerti e raccontare quello che sei, perché poi l'obiettivo lo raggiungi solo in questo caso. Se osi, se racconti, ottieni risultati al di là della tecnica. Ci sono tanti esempi di artisti che tecnicamente o esteticamente non hanno una valenza eccelsa, ma che ti prendono, io sono un amante di questi artisti, che ti prendono in maniera forte e ti portano nel loro mondo. Perciò esprimersi. What's hustling?
Use all